Ci sono quattro invenzioni che hanno cambiato il mondo, l'hanno reso migliore e hanno reso più felice l'uomo, che sono l'invenzione dell'elettricità, l'invenzione della radio, l'invenzione del telefono e il motore. Ha spento 25 candeline Arezzo Classic Motors, la mostra dedicata alle due e alle quattro ruote d'epoca, il più atteso del centro Italia, nonché tradizionalmente il primo appuntamento italiano del settore. Presente infine anche uno spazio dedicato ai mezzi agricoli. Inizialmente si avvicinano per la curiosità, dopo però noi cerchiamo di coinvolgerli e qualche volta li placchiamo proprio perché abbiamo bisogno dei giovani. E devo dire che una volta entrati però dopo sono in grado di sviluppare anche culturalmente quelle che sono le nostre tradizioni e il nostro credo. Qui io ho eccolo qui, il Gagliardetto, che è il CAMAE, noi siamo il CAMAE, Club Amatori Macchine Agricole d'Epoca, e qui c'è scritto Motor Est Vita. Perché sarebbe motus est vita, che era un motto di Aristotele, ma noi l'abbiamo cambiato e è diventato motor est vita. Come per esempio noi stiamo studiando un altro, sempre partendo dalla tradizione latina, tractor fortitudo mea, il trattore è la mia forza, e questa è la forza dell'umanità anche, eh? Questo è veramente va propagandato, va promosso. Avete dei mezzi che sono anche assolutamente rari. Sì, come per esempio qui dietro il motore testa calda. Il motore testa calda ha avuto un successo in Italia perché era a basso costo ed era un qualche cosa di musicale. Le nostre campagne senza il motore a testa calda non sarebbero state quelle che sono. E noi abbiamo preservato proprio e salvato queste macchine, questi motori dalle fonderie. Perché c'è stato un momento dove il motore a testa calda era considerato zero, quindi era praticamente da fondere. Ecco, io fra questi, un merito che ha avuto il CAMAE è stato quello di preservare i motori a testa calda. E poi tra l'altro anche all'esterno avete allestito un angolo molto particolare dove cercate anche di rianimare i motori che hanno ormai tanto, tanto tempo. Ecco, questa è una cosa emozionante perché lo può capire soltanto chi ci lavora, l'appassionato, perché veder ripartire, rimettere in moto un motore fermo da tanti anni che era stato abbandonato è una cosa veramente incredibile, è un'emozione che non si può descrivere.